Grazie Presidente. Purtroppo il consigliere mi costringe ad intervenire anche per smentirlo. Lo inviterei il consigliere De Priamo ad informarsi, insomma, prima di fare certe accuse, dire che la Commissione Cultura non ha mai incontrato gli operatori del cinema, non ha mai trattato il tema del cinema, perché noi abbiamo fatto decine di queste commissioni, già da inizio consigliatura. Numerosi sono stati i tavoli di confronto portati avanti anche con il vice sindaco, ma con tutti i livelli degli operatori in ambito cinematografico. Quindi l'invito mio più accalorato è affinché il consigliere si informi prima di portare avanti certe accuse. E inoltre mi costringe, insomma, a rispondere anche sulla questione tassazione nei confronti degli operatori sia in ambito cinematografico che teatrale, perché di questo tema, insomma, già ne abbiamo parlato in una commissione cultura in cui abbiamo invitato anche il vice sindaco. Abbiamo fatto presente che noi già stiamo lavorando su questo tema da tempo. Inoltre, io visto che in primis, anche in occasioni pregresse, ricordo quanto accaduto gli incendi della pecora elettrica, dove una serie di attività commerciali sono state coinvolte, insomma, a questi attentati, a questi incendi di tipo probabilmente mafioso, comunque, in cui, cioè, io stessa ho fatto richiesta di blocco di Tari, Tasi, OSP, CIP rispetto alle attività. Queste attività commerciali che erano costrette a essere chiuse per motivi superiori, cioè a causa di questi atti vandalici, e per il quale, insomma, ho avuto una risposta diretta proprio dal direttore della ragioneria che in considerazione facendomi che mi ha fatto presente in considerazione di quanto stabilito dagli articoli 4 e 7 del regolamento Tari oggi vigente. Praticamente è previsto che l'oggetto della tassa di rifiuti, nel caso di specie in cui il tributo passivo sia legittimato a chiedere la non applicazione della tassa dei rifiuti, in quanto a seguito della distruzione e della conseguente inagibilità di tali locali, sia proprio venuto meno la richiesta della tassa della Tari in questo caso. E quindi si è proceduto per richieste dirette per i singoli operatori per richiedere, proprio visto che questi locali erano costretti alla chiusura, rispettivamente ai regolamenti vigenti, anche per l'IMU, per la TASI e per la COSAP e il CIP, a chiedere la sospensione di questi tributi, perché ovviamente queste attività erano già riscontrate, era già riscontrato il fatto che dovessero essere per forza di causa maggiore, insomma, chiuse, quindi non c'era produzione di rifiuti, né occupazione di suolo pubblico, né una gestione, insomma, dei servizi. E quindi, tramite, insomma, questo excursus, siamo riusciti a rispondere a un'esigenza di non pagamento delle tasse per questi operatori. E per la questione con Oravinus si sta andando nella stessa direzione, quindi il vice sindaco sta andando nell'indirizzo, come da nostra richiesta di preparare, anche da nostra richiesta di preparare una memoria di giunta che possa andare a semplificare burocraticamente quelli che sono i passaggi, per cui non arrivare a singole richieste fatte dai singoli operatori, ma sburocratizzare questi passaggi tramite una memoria di giunta che consenta a questi operatori di non dover pagare questo tipo di tassazione, essendo i teatri, i cinema attualmente chiusi. È proprio in questo modo che vogliamo andare incontro agli operatori e comunque su questa procedura vi terremo aggiornati, come stiamo facendo allo stato attuale, anche durante le nostre commissioni. Avremo modo, insomma, anche di riconvocare in audizione il vice sindaco. Anche questa sarà una nuova occasione di confronto anche con lui, ma ormai le domani ricordo che abbiamo in audizione, insomma, le rappresentanze delle librerie. Ogni giorno, ogni commissione per noi è un'occasione di confronto con i cittadini, con gli operatori e con le istituzioni culturali.
e per richiesta, insomma, del consigliere, insomma, vediamo che ha proposto questa mozione, ci tenevo a ribadire tutti questi passaggi e lo invito nuovamente ad informarsi prima di fare certe accuse, perché sono assolutamente fuori luogo. Grazie per questo e anche per le motivazioni da lui date, il nostro voto sarà assolutamente contrario. Grazie Presidente.